Buonasera a tutti dal canale Mondo Calcistico TV. Siamo qui anche oggi con una nostra nuova puntata con un altro super ospite. Intanto comincio a salutare i miei compagni di serata. Abbiamo qui Simone, Ciao a tutti, buonasera. Ciao Antonio, a tutti, buonasera Dario. Albi, Ciao a tutti, ciao Dario. il Ciao, padrone di ciao. casa Mondo Calcistico. Ciao a tutti. E poi il nostro super ospite che ha giocato nel Defensor, nel Peñarol, nel Cagliari, Espanyol, Malaga, Siviglia, Portsmouth. Abbiamo qui Dario Silva. Ciao Dario, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Tra l'altro, proviamo invidia per te perché qua da noi piove tantissimo, tu sei lì praticamente in estate piena. Va bene, oggi è stato un bel sole, dai. Domani arriverà Allora, il caldo. Dario, faccio una domanda abbastanza banale, però che ovviamente ti chiedo. Qua quasi tutti noi ti ricordiamo per le tue partite col Cagliari, non per altro, ma perché essendo in Italia, seriale, figurine, insomma, soprattutto io ero ragazzino quando giocavi nel Cagliari, avevo 12 anni, quindi insomma, ho un bellissimo ricordo di te. Ecco, volevo sapere cosa ti è rimasto dell'Italia, cosa ti è rimasto di quell'esperienza. Va bene, da mangiare proprio alla grande, proprio alzato lì. Io ero nel mio paese, quello che si mangia lì non si mangia, e quindi ho mangiato proprio alla grande di tutto. Mi fa piacere, mi ha fatto piaciuto proprio anche andare uscire su tutta la Sardegna, andare a mangiare ai posti diversi sempre. E poi niente, il calcio è una cosa che si fa bene o si fa male. Vabbè, io ho cercato di farlo il meglio di me, qualcosa ho fatto magari. Direi è come. Direi è come. A me però mi mancava, no, io veramente volevo rimanere, però purtroppo le cose non sono state così, quindi perché io sapevo che ancora potevo fare ancora di più per il Cagliari, perché stavo ancora diventando un giocatore bravo, quindi mi farebbe anche piacere anche aver tornato lì. È una forma spettacolare come sono stato qui, però non sono stato mai chiesto lì. E certo, poi nel calcio non si sa mai, no? Non è la Infatti. prima. Beh, comunque diciamo che dove sei andato hai sempre lasciato un buonissimo ricordo, Liga, Premier, insomma, hai battuto anche il record, hai ancora il record del gol più veloce della Liga. Sì, vabbè, quello è stato un piacere per me. Poi stare lì è stato anche difficile, perché no, non sempre si pensa a fare queste cose. Mi è uscito, ho fatto il meglio di me, credo che sono riuscito a stare lì, e quello per me è stato anche importante, guarda, perché ancora si ricordano di qualcosa di buono fatto. Sì, decisamente sì. E le differenze tra Italia e Spagna per il calcio? Il calcio è sempre diverso, è diverso perché bisogna essere proprio forte per essere lì, capito? Non è che tutti vanno lì e trovano farcelo facile, i giocatori sono molto diversi. Qua in Spagna io mi sono fatto il piacere proprio per aver rimasto in Italia, che mi hanno fatto imparare il calcio italiano, tanto come... Per me è stato bravo, è stato sempre Trapattoni e Carletto Mazzone che mi hanno fatto imparare un calcio veramente come si gioca in Italia. E poi sono venuto qua, ho imparato quello che mi hanno lasciato loro, che ho imparato magari, e mi hanno fatto proprio alla grande qui, no? Quello è stata una sofferenza diversa proprio. Sì. Invece adesso come ti stai trovando? Come stai? Io sto bene, l'anno scorso sono stato lì in Sardegna, e quindi adesso fra boh, in estate andrò a vedere ancora la mia mamma che è ancora lì, Ah. sì, la mia mamma sarda, diciamo, sì, voglio essere lì, c'è mio fratello, che potete andare a comprare le benzine che la fa barata a voi. Sì,
tutto. Quindi vai, diciamo che torni comunque in Italia ogni tanto. Io sì, sì, vabbè, io sono tornato l'anno scorso, io no, dopo che sono saliti su in Serie A, che ho portato le mie cose, non sono tornato più. Dopo 18 anni, 19 anni, sono tornato in Italia, quindi mi ha fatto molto piacere. Sono stati 3 mesi alla grande lì, proprio di trovarmi quella gente che erano prima con me, e mi ha fatto proprio un piacere enorme. Però l'italiano ce l'hai benissimo. Cioè, veramente, veramente, parli benissimo l'italiano. Vabbè, perché c'è qualche coglione qui, amico mio, che è sardo, quindi qualche parte, qualche parelare. Penso molti. Vabbè, ci sono tanti amici ancora qua che ci continuiamo ancora a parlare, quindi uno no, si trova anche bene. Figura, l'inglese proprio, sono stato in Inghilterra, non capisco proprio un cavolo, quindi figura. Vabbè, comunque con l'italiano ci sei. Vabbè, ci riesce a capire, dai. Sì, sì, decisamente. È importante, decisamente. Veramente. Sì, sì. Ascolta, in questo momento in quale giocatore ti rivedi? Ma non lo so, tutti i giocatori sono diversi. Poi stanno passando gli anni, sono ancora meglio perché il calcio sta diventando proprio più veloce, più semplice, più tecnico, perché oggi se non c'è una tecnica abbastanza grande è difficile giocare al pallone, no? Perché la velocità che hanno i giocatori sono proprio diverse dagli anni che ero io. Sì. Vai Robby. Allora, invece io ti volevo chiedere, hai giocato ovviamente, vabbè, in Italia, hai citato la Premier, hai giocato nella Liga, hai giocato in Uruguay, hai giocato in Nazionale, perché comunque hai fatto un terzo posto in Coppa America, quindi insomma non è una cosa da poco. Hai giocato tra l'altro in un Uruguay molto italiano. Sì, vabbè. Nel senso che c'erano tanti giocatori che giocavano in Italia, in quell'Uruguay. Com'è giocare, alla fine, è una domanda un po' banale, però com'è giocare per la squadra della tua nazione? Credo che uno deve essere proprio ci crederci nelle cose che ha fatto. Io penso che ho fatto bene la nazionale, no? Magari non ho vinto niente perché mi avrebbe piacere aver vinto qualcosa. Purtroppo non ce l'ho fatto, però penso che noi siamo 3 milioni e mezzo di giocatori, magari quasi, no? In Uruguay essere uno dei 11 quando salta sul campo è un enorme piacere, no? E poi sapevamo che giocare alla nazionale il nostro scudo e portare il bene sempre lassù al nostro piccolo Uruguay. Com'erano i Vabbè, noi magari eravamo forti proprio, però credo che non ci aveva spogliatoio. Credo che per quello noi non siamo andati proprio ancora di su, perché lo spogliatoio era un proprio sporco. La gente che voleva una cosa e altri oltre cose, quindi non ci siamo riusciti a stare tutti insieme, che dovrebbe essere una squadra. il tifo invece? Vabbè, il tifo sempre si è comportato bene alla grande, almeno con me, perché sapevano che io almeno ho fatto il meglio di me, ho giocato tutte le partite al 100%, quindi non ho mollato mai, perché la nazionale era solo per giocatori, erano pochi i giocatori che potevano essere in nazionale, quindi io l'ho sfruttato proprio alla grande, mi ha fatto anche piacere. Attualmente segui ancora il calcio comunque? Sì, comunque sono ancora procuratore, devo ancora imparare ancora di più il calcio, vedere giocatori giovani o giocatori che possono trovarsi bene in qualsiasi pianeta di gioco di calcio. Ah, quindi segui, cioè non segui solo comunque Spagna, Italia, questi campionati, ma segui anche gli altri?
Sì, gli altri giocano, guardo anche le partite. Adesso stavo guardando, ci sono i mondiali sub 20 che sono giocatori bravi, però mi piacciono più guardare quello che hanno da 15 anni che sono ancora a diventare ancora meglio. Ci metterai in questa attività? Sì, già sono messo in questa attività un bel po' di tempo. Ok. Vai, Roby. Allora, sì, la domanda che ti avevo fatto era se c'è una squadra che ti favi da bambino e una che ti è rimasta nel cuore particolarmente e che tifi ancora adesso con piacere, magari. Che segui in particolar modo. Milan. Io sono stato sempre tifoso del Milan perché di fronte a casa mia. Da piccolo io non sapevo che era il calcio, che era Italia, quindi italiano che è arrivato là di fronte a casa mia, che mi vedeva giocare il calcio da bambino, mi diceva che doveva tifare sempre il Milan. Io non sapevo neanche che era il Milan, però sempre ho avuto quella curiosità e mi ha fatto piacere, sono sempre tifo dal Milan. Mm. Sei anche innamorato di un calciatore in particolare? Vabbè, io sono stato innamorato di quelli proprio che erano di Arrigo Sacchi, che c'erano giocatori proprio alla grande, dai, c'era Van Basten, Gullit, Rijkaard, Buff, bueno, giocatori proprio quello che vincevano tutto, no? E invece un giocatore che ti ha impressionato e con cui hai giocato? C'è un giocatore che hai visto giocare e hai detto questo è un fenomeno e ti ha impressionato in particolar modo? Vabbè, io sono molto amico di Sergio Ramos, sono proprio come fratello, e quindi lui mi ha fatto piacere perché era un bambino quando l'ho conosciuto io, andavo al campo con lui, facevamo cose insieme, credo che mi è rimasto perché sapevo che lui aveva quella voglia di essere un gran giocatore, perché lui ogni tanto che io andavo al nazionale, che tornavo, mi diceva come è stato, io gli dicevo che essere un leader in una nazionale vuol dire qualcosa in più, e lui sempre mi diceva io volevo fare anche quello. Dico, farebbe piacere a tutti gli spagnoli che tu facessi queste cose, e l'ha fatto proprio alla grande, guarda, fino adesso è micidiale. Direi che è una carriera invidiabile, credo, per chiunque, perché veramente è una carriera incredibile Sergio Ramos, quindi. L'unico problema è che si fa odiare dagli avversari, diciamo. Vabbè, sì, comunque, però sai, il calcio è sempre così, ci sono quello che lo odiano e quello che lo fa piacere. Guarda, si va alla Juventus ora, si innamorano tutti da lui, quindi. non si sa mai, il calcio è così. Ma perché? Pensi veramente che possa andare alla Juve? Perché diciamo che ci stai dando una notizia qua. No, perché se viene alla Juve, se però non si è escluso a festeggiare. Beh, dai. Visto che hai detto che sei molto amico con Sergio Ramos, vabbè, ci sono delle cose importanti magari per lui, perché adesso devono fare tutta la squadra nuova, per dire, e quindi lui ha bisogno di giocatori proprio bravi, quello che possono vincere qualcosa, e secondo me non arriveranno quei giocatori. E allora penso che lui vuole andare via per quello, per lo giusto, no? Perché non gli sembra che la squadra possa andare a vincere qualche cosa in più quello che lui ha sfruttato di vincere, no? Ecco, io sto già chiamando lo Juventus Store per farmi vedere la maglia di Ramos. qui in Italia basta una voce per scatenare un putiferio, quindi. Però Rubi, questa veramente, cioè tutti quanti su Guardiola, noi facciamo una cosa su Sergio Ramos, non ne parliamo. Vabbè, guarda, se viene Sergio Ramos alla Juve può venirmi a allenare anche, che ne so, io, il mio vicino di casa, non mi interessa. Giuro, ho un amore per Sergio Ramos io allucinante, un giocatore che adoro. Sì, lui è molto bravo, anche a me mi farebbe piacere se andasse via, perché mi sembra che ogni tanto i giocatori devono di cambiare un po' l'aria per capire ancora altre cose che hanno bisogno loro, no? Almeno io ho fatto così, e quindi mi sembra, penso che lui farà qualcosa del genere.
Vabbè. Ecco, io adesso sto sudando, non si vede. giuro che sta cosa mi ha... Robby, leggi la chat vivo. Tu non dimenticare che Ronaldo è molto amico di lui, quindi non si sa mai. Ma così peggiori la situazione, lo stai proprio. Avevamo cominciato dicendo che stavano 15 gradi sotto zero, però adesso, la temperatura di Roberto Corporea se ne è andata proprio. Allora Dario, ti leggo una domanda che hanno fatto in chat. Vabbè. Violetta Martini ti chiede: quale calciatore del Cagliari è stato il tuo migliore amico? Per me sono stati tutti i migliori amici, però per me perché ho fatto di tutto con lui, mi ha fatto imparare l'italiano in 25 giorni, non me lo posso dimenticarlo mai, che Marco Sanna, che coglione lì mi faceva andare andare giù a prendere il giornale e mi diceva: dai, leggimi il giornale. Ma che cazzo, io non ho capito, allora non vuoi imparare più l'italiano? Quindi mi faceva tutte le cose, incredibile, facevo a leggere il giornale, guarda. È un buon modo per... Sì, vabbè, però ho imparato proprio alla grande, guarda che sono stato proprio rapido a capire queste cose, perché lui poi è stato con gli altri uruguayani che è stato lì, hanno imparato più lo spagnolo, e quindi per me lui ha fatto il professore anche, no? Lo senti ancora? Sì, io sì, purtroppo sì. Allora, metteremo questo video... Lo invieremo a lui. Vai Roby. No, io veramente rimpiango di non essere stato calciatore in quegli anni, perché avrei voluto giocare con Dario, perché è veramente un giocatore, è veramente simpaticissimo, è veramente un piacere, perché ti immagino solo nello spogliatoio. Sì, vabbè, sì, comunque. Anche una volta io ho litigato con i tifosi sardi che sono andati al campo là a fare dei casini, me lo ricordo, quando stavamo proprio quasi in retrocessione, cazzo. Mi hanno fatto incazzare proprio, Sono stato lì, delle volte. Racconta. A questo punto racconta. Vabbè, sono andati lì a Semini, tifosi, e valevano, non lo so che cosa, di picchiarlo a noi, e quindi si hanno trovato proprio uruguayani diversi a loro, e quindi abbiamo fatto qualche cazzate, però vabbè, è rimasto lì, niente di male a nessuno, solo le parole e basta. Ok, vabbè, quando in genere una squadra in zona retrocessione succede... È giusto, perché penso che magari ci aveva qualche giocatore che non voleva ancora di più lottare quello che stavamo lottando fino alla fine. Io penso che noi ce l'avevamo fatto, però siamo rimasti proprio all'ultima giornata, quando abbiamo giocato, che eravamo proprio senza i muscoli, e eravamo sempre dietro di loro cercando di trovarlo a vicino, siamo stati fino all'ultima giornata, quindi siamo rimasti stanco psicologicamente, no? Mi sembra a me, sì. Per quello l'aspetto psicologico ogni tanto ai giocatori li sente un po' male, no? Sì, come si dice spesso. Spesso le partite si vincono con la testa e non con le gambe, proprio perché Bravo, è un po' così, e allora non ci siamo riusciti proprio. Io volevo chiedere invece su chi ti ha portato a Cagliari. Cosa? Chi ti ha portato a Cagliari nello specifico? È il mio cervello. No, a me mi ha portato Paco Castal, ma il che mi ha voluto è stato Trapattoni. Ah, ok. Sì. Cellino invece? Il Trap, un grande. No, Cellino non capiva proprio un cavolo, diciamo. Per non dire una parolaccia. Qui lo rimpiangono.
Beh, da chi? A lui? No, ma che cazzo. Io sicuramente sono l'unico giocatore che siamo saliti su e non hai mai pagato quello che avevamo, come si posso dire, lo stipendio per salire su. Non mi ricordo quanto era, no? Devono pagare, l'unico che non le ha pagato è stato a me, quindi magari lui non è stato bene con me, non è stato soddisfatto perché io me lo volevo andare. Questo non fa niente, qualcosa di non fa niente, non fa niente, non fa niente, l'ho lasciato per prendere il caffè, dai. Niente, Albi, tu vuoi fare... Sì, hai giocato in nazionale con l'Uruguay. In quel periodo c'era il grande Brasile con Ronaldo, Roberto Carlos, piuttosto che Rivaldo. Com'è stato giocare contro questi giocatori così forti? Per me è stato facile, per loro è stato difficile, vero? Mi piace così. Vabbè, no, io ho giocato con grandissimi giocatori, quindi ho giocato in contra di giocatori Maldini, Varesi. Vabbè, ci sono tanti giocatori bravi che sono stati in Italia che erano ancora meglio dei brasiliani, no? Perché penso che l'Italia in quei momenti lì, il calcio italiano era proprio il più difficile di tutto, no? E quello mi sembra che è stato anche il migliore in calcio, in campo sempre sono stati i sudamericani, no? Sì, cioè, ci sono sudamericani che fanno bene qui. Se non sbaglio, vabbè. Qui il record in Serie A di quest'anno è di 34 brasiliani. Subito dopo ci dovrebbero essere gli argentini. Sì, però quindi... non vincono niente, però non vincono niente, sono troppo non vincono niente. E guarda il Paris Saint-Germain, c'ha 200 brasiliani, non vincono un cavolo, dai, su, che cazzo c'è. La Juve, ha ragione, la Juve ha Bentancur e Cáceres, ha vinto il campionato, vedi? Eccolo, bravo, vedi? Vedi? La sentivate molto la rivalità con le altre nazioni del Sud America? Sì, ma noi siamo sempre su noi piccoli, diciamo, sempre siamo contro il più grande, che è sempre stato il Brasile, perché sono più di noi, no? Quindi quella è la differenza. Noi con Argentina, come diciamo, noi siamo i fratelli, perché vabbè, siamo proprio vicini, il calcio è quasi lo stesso, per quello mi sembra che la più rivalità è sempre il Brasile, deve vincere quei migliori, no? Anche l'Argentina sono bravi proprio, però il Brasile sempre c'ha miliardi di giocatori bravi e noi abbiamo magari anche 12-14 giocatori bravi, però quello ce la facciamo anche con solo quei giocatori, no? Dario, guarda, adesso te ne aggiungo un altro. Ti ho detto che Uruguay e Argentina siete uniti nel calcio, allora visto che è il mio lavoro ti aggiungo anche che siete uniti anche nel tango, visto che il tango è nato tra l'Uruguay e l'Argentina. Quindi... sì, vabbè, ma è il cantore più importante del mondo da noi, è da nostro, che si chiama Carlo Gardel. Bravissimo, grande Gardel. Probabilmente sono l'unico che lo conosce qua in live in questo momento, ma io ballo tango, per questo sono di parte. Quindi... devi, sì, purtroppo è così, infatti, però lo vogliono anche rubare quello, figurati, manca che ti rubano il fiume. È vero, c'è anche la diatriba su quello, però... infatti. Per questa domanda qui, no, che in Uruguay comunque siete... diciamo che avete sempre un carattere, una passione un po' particolare per il calcio, e anche comunque, visto che siete anche una popolazione di numero, diciamo, inferiore rispetto a tante altre nazioni, però a livello calcistico riuscite sempre a proporre grandi talenti, anche a livello della nazionale, siete sempre tra le migliori in Sud America e anche comunque nel mondo, sempre tra le prime 10. Cos'è che riesce comunque, nonostante ci sia una popolazione così piccola, a far nascere sempre nuovi talenti? E quello per saperlo c'è una sola domanda, che solo dovresti vederlo in forma come sono le cose così, perché là l'unico che in Italia magari lo che ci manca sono il campo di gioco, là sono tutte le parti sono gioco, lì giocano sulle strade, sempre ci sono
pezzettino di campo per giocare, comunque uno trova qualsiasi pallone e gioca dove cavolo voglio. Allora è per quello, mi sembra a me, che anche le scuole si giocano. Io mi ricordo, ero bambino, cioè avevo 8 anni, e giocavo ai tornei di scuola di calcio per vedere che vinceva. Meno male che io ho vinto la prima che ho giocato, l'ho vinto, poi non ho giocato più, però si fanno anche quello, capito? Allora mi sembra che quelle cose potevano anche ancora andare meglio, perché noi non c'avevamo poca scuola oggi, avevamo poca scuola, magari quando ero io no, le scuole di calcio non c'aveva, e quindi era ancora diverso, era ancora peggio, però oggi magari sono ancora più facile trovare giocatori bravi, proprio non sempre la capitale, diciamo, che Madrid, che è Montevideo, ma quello che sono paese vicino si trovano ancora giocatori ancora di più, di meglio. E riferimento a questo, quale consiglio ti senti di dare ai calciatori giovani, visto che all'inizio avevi anche detto che sei appassionato a vedere giovani calciatori? Qualche consiglio? Il consiglio, io penso che sempre, che ho imparato di, quando sono bambini, devono ascoltare molto all'allenatore e stare sempre pendente da lui, e non che il mister stia parlando e il giocatore stia guardando un'altra cosa o stiamo pensando un'altra cosa. Quando, è come quando tu vai alla scuola a studiare, devi stare attento a quello che dice la professora, no? E non quello che ti tira le cose, no? Sì. Quello che ti dice cazzate, quello non c'entra niente, quello ti fa male. Allora per quello mi sembra che devono ancora imparare questo tipo di cose, perché come il calcio, la gente, io dico, guardare una partita non è lo stesso che vedere una partita, perché vedere una partita la vede con amici e ride. Quel che calciatore guarda la partita perché guarda quel giocatore che vuole essere lui, e imparare come i movimenti che fa lui, e poi andare in allenamento e cercare di fare quei movimenti che gli fa bene, no? E quelle cose devono far imparare magari in tutte le scuole, in tutte le scuole che sono così. Certo. Devono imparare a guardare il calcio e non vedere, che non è lo stesso. Certo. Sì, è un po' come quando si parla degli allenatori, che si dicono ma quello non ha messo quello, non ha messo l'altro, però magari lo dicono senza immaginare quello che l'allenatore voleva con quel cambio o quel tipo di giocatore. Eh sì, infatti magari lui c'ha per fare un cambio due, e ti vedi in allenamento quello distratto, quello sta guardando lassù, quell'altro, questo mi presta attenzione, allora metto questo perché lui ha fatto tutto che volevo io fare tutta la settimana, gli devo dare il premio giocando lui. Per quello mi sembra che sono le cose importanti. Sì, diciamo poi che al giorno d'oggi, rispetto agli anni 90, ci sono i social, ci sono tante altre distrazioni ancora peggiori per i giocatori, perché cellulari, social, una cosa e quell'altra. È vero, sono uno svago, però spesso distraggono troppo dalla vita professionale, ecco. O si ha la testa giusta, se no veramente si rischia di esagerare in un altro senso. Sì, oggi le reti sociali sono micidiali, perché poi stai finendo l'allenamento che fosse già subito sul cellulare, quindi io si faccio queste cose in una scuola di calcio mi sembra proprio abbastanza brutto, perché non mi piace proprio. Io lascerei il cellulare lì, e dopo che escono di casa, che escono dell'allenamento o del campo di gioco, sulla macchina o sul pullman, allora puoi accendere il cellulare, non ci sono problemi. Mentre sei lì, devi stare lì. Quindi prima non avevano proprio cellulare, i giocatori ancora si vedevano più, si parla più di calcio. Adesso solo si parla se stai, se le donne ti dicono che stai bene sulle reti sociali o come stanno le cose, quindi quello fa proprio schifo ai giocatori, dai. Ecco, collegandosi a questo discorso, vedi delle differenze proprio sui magari i giovani di oggi rispetto a magari un ragazzo come te che si affacciava al mondo del calcio professionistico? Ci sono tante differenze? Sì, sono diverse, perché magari la distrazione ancora sono di più, ma dei tempi miei, anche dietro di me, erano ancora peggio, perché trovare una donna che stai bene
solo perché non è che giochi a calcio, è diverso. Oggi cioè, li trova le fidanzate, li trova sulle reti sociali, dai, non è così che si devono fare queste cose. Quindi, e poi i giocatori che sono giovani si distraggono e quello, magari pensano ancora di avere più fidanzate che giocare più al calcio, no? Certo. E poi quando riescono a capire di che vabbè, è meglio il calcio che le donne, magari poi puoi fare tutte le due cose e magari è troppo tardi, no? È quello che lo diverte. Sì. Ascolta, volevo chiederti la definizione di garra charrua. Bella questa. Quello è stato proprio è una sangue che ci abbiamo noi, perché vabbè, là siamo indigena, no? Che si dicono così, indigena, sì. Sì. Vabbè, è una razza abbastanza speciale, quindi diversa alle altre, perché sai che in quello stato là sono diversi, che in Messico sono Azteca, in altre parti sono lì. Allora, il charrua magari era l'uomo più. Non perfetto, però sì con le forze di decidere certe cose, né? E cercarlo di farlo, lo facevano proprio. Ma io avevo letto che era legato anche alla guerra di indipendenza dell'Uruguay, adesso non mi ricordo bene gli anni. È giusto che rispetto all'aggettivo, diciamo, alla forza e alla tenacia del popolo nel difendersi o comunque nell'ottenere l'indipendenza. Sì, infatti, figurati, noi eravamo poco, poi gli altri che venivano a rubare la terra a noi erano ancora di più. Quindi figurati, noi siamo, per dire, 3 milioni e mezzo siamo oggi. Viene Stati Uniti e vengono con 50.000, no? Che ci sono tanti o viene con tanti milioni, noi non possiamo fare proprio nulla. E quindi loro hanno cercato proprio l'indipendenza per essere poco. Però sì, proprio di una sangue guerriera diversa, no? Quello che contraddistingue ancora oggi i giocatori, comunque anche nel calcio, i giocatori uruguaiani. Infatti, vedi che tutti i giocatori non mollano mai. Tu parli di un giocatore uruguaiano, sanno che te va a dare il 100% tutte le partite. Non mollano mai. E quella è la differenza che c'hanno anche noi e gli argentini. I brasiliani magari, no? I brasiliani magari dei tempi noi li dava due calci e andavano a fare in culo proprio dopo, no? E l'argentino anche un po' non gli piacciono che lo picchiano, ma noi ci piacciono che picchiano, però ma noi picchiavamo lo stesso, quindi non c'era certezza nessuna di sbagliare. Cioè, diciamo che alcune simulazioni di giocatori brasiliani in uruguagi non si vedono, dai. Non si vedono, lo fanno contro di noi, cerchiamo di ammazzarlo, no? Per una nota fatta morirlo. Così dici, così poi piangi per qualcosa di serio. Infatti, è sempre così. Grandissimo, Sì. meraviglioso. Vabbè. Ascolta, Messi o Ronaldo il brasiliano? Ah, tutti e due. Magari ti avevamo questi due fra anche 10 in più, perché sono proprio tutti e due amici ideali. Lui, Cristiano, fa lo che devi fare, un attaccante, fa il gol, dammela a me, che lui ti fa gol e lui ti fa gol. Lui gioca, e poi Messi gioca per le squadre, ti fa giocare una squadra intera quando ci sono i giocatori bravi proprio, no? E invece un Godin nel nostro campionato che è andato all'Inter, che ne pensi? Ah, farà ancora meglio perché lui lì in difesa è proprio un giocatore che va tra 2 o 3 anni ancora in più a essere alla grande proprio, eh. Giocatore proprio bravo, eh. Sì. Ecco, a proposito di Uruguay, un giocatore che si parla tanto bene del futuro, come lo vedi, Bentancur? Ci sono tanti quei posti lì, perché poi c'è anche Vicino che è all'Inter, Sì. e poi c'è Torreira all'Arsenal, poi c'avevamo questo del Real Madrid, Valverde,
E poi c'avevamo l'altro Night Hernan che gioca in Boca, Boca in Argentina, che l'hanno sentito parlare, che magari andava lì a Cagliari. A me mi sembra di no, perché troppo soldi per il Cagliari. Sono giocatori che avevamo un centrocampo proprio alla grande. No? Sì, lui era adatto al Cagliari per la probabile cessione di Barella. L'avevano accostato. Solo che Barella è ancora qui. Eh sì, ma 30 milioni per un centrocampista mi sembra che non lo faccio neanche io, che si so il presidente da Cagliari, però se mi dice un attaccante che ti fa più di 20 gol, allora li pago, ma un centrocampista no, non mi sembra pagare così tanto, magari, però penso di no. Invece che l'Uruguay anche al Mondiale Under 20 qualche giocatore già pronto di quell'Uruguay dell'Under 20 che vedi bene per il futuro? Ah, io vedo l'attaccante, credo che mi sembra che Nugne mi sembra un giocatore proprio micidiale, un attaccante forte che farà proprio del meglio di tutti quelli che sono, però guarda che sono giocatori che magari sono anche là sudamericani, che sì, non sono, che stanno giocando nel calcio proprio qui in Europa, quindi per sì, quello mi vedo che è lui ancora di più farà più il resto degli altri. Ecco, e quando un calciatore sudamericano viene, diciamo, anche nel nostro campionato, trova più difficoltà a livello di ambientamento oppure come caratteristiche tecniche, perché diciamo sono due calci un po' differenti? Perché sai, no, è diverso, perché sai perché? Perché se tu almeno trova il giocatore che tu lo porti, ci sono gente che lo portano su, come ho fatto io con Sergio Ramos quando ero piccolo, che lo portavo all'allenamento. Tu devi, no, che devi fare, no? Perché lui sa lo che è giocare calcio, quindi quello non l'ho fatto imparare io, però a farle arrivare sempre che tu sei come loro, però stanno alla stessa altura. E quello, ogni tanto ci sono giocatori che vanno a certe parti e non si trovano bene perché non c'è quel vecchio di squadra che ti porta su, che ti fa dire tu devi fare così, devi allenarti così, devi stare sempre insieme a lui. E quello si faceva prima, adesso non si fa mai. Magari io l'ho fatto anche con Fabio Nonil quando è stato lì, quando lui è appena arrivato. E quello è importante. E quello, questo qui non si trovano già troppo giocatori così. Sì. È vero. Sì, ti lasciano lì, tu hai 20 anni, non gioca in prima, vai in primavera, ci sono tutti giovani, non c'è uno grande che ti porta su, neanche l'allenatore, tutto quanto. Allora quello si trova ancora più difficile per quello, capito? Sì, sì. E il momento che ricordi con più felicità a Cagliari? Quando siamo saliti su. La felicità più grande del mondo che è venuto, come? Quando sono stato abbastanza male, quando siamo retrocesso anche, no? Mi ha fatto un dispiacere proprio male, perché io mi stavo cercando di trovarmi proprio bene, pensavo a fare ancora di più, però vabbè, l'ho fatto in Serie B per salire su, e quello mi ha fatto anche piacere, perché tutto quello che non ho potuto fare in Serie A l'ho fatto in Serie B. Magari in Serie A potevamo fare qualche cosa in più, però vabbè, così è rimasto e è meglio così. Quando sono mi pitturato il pelo dei capelli di Sapivinca. Che se c'è qualcuno che sta ascoltando che mi manda la foto, che io non me la ricordo, ce li ho quelle foto lì. Ma quale, aspetta, vediamo se la trovo. C'avevo era biondo, no, c'avevo rosso blu, mi sembra, i capelli, che diceva Sabi Binca dietro. Vediamo quello se lo troviamo. Che... sì, io quelle lì. Cerchiamo intanto. Comunque ci sono anche due domande dalla chat, Roby, se vuoi, se riesci. Sì, ok, allora. Alle discoteche che sono andato poi in sono andato in Serie B, vabbè, quasi tutte le fine settimana in discoteca, per quello facevo dei gol, come l'ho fatto qui a Malaga. Lo sapete ancora, no? Prima, vedi? Non lo sapevate.
in Serie A non sono andato mai a una discoteca, per quello ho fatto pochi gol. Dopo sono andato in Serie B, sono uscito un po', sono stato con la gente, volevo vedere la gente che era soddisfatta di vedermi in campo, quello mi ha fatto piacere, per quello ho fatto più gol, per quello sono portato, abbiamo portato al Cali in Serie A. Benissimo, allora ascolta, Dario, ti chiedono dalla chat, Francesco Musina, che tra l'altro saluto, grazie. Ha chiesto: quale partita ricordi con più piacere nella tua esperienza italiana? C'è una partita in particolare? Sì, contro la Sampdoria, mio primo gol in campionato. Mi sembra che, non so se era in campionato o era, stavamo giocando la Coppa Italia, però è stato il primo gol contro la Sampdoria, micidiale. Il primo gol è stato il più grande di tutti. La prima volta non si scorda mai, no? Lì, sì, quello è stato bellissimo proprio. Te lo vuoi raccontare quel gol? Vabbè, è stato un lancio lungo lì, dopo su tre quarti di campo, lì ho visto il portiere davanti abbastanza, da lontano se l'ho buttato su, sopra, è andato sull'incrocio, secondo palo. Gol! Comunque anche il termine Savivinca io l'ho messo su come nome YouTube. Sai spiegarlo a chi non è qui in Sardegna? Io lo spiego, vabbè, io sì, vabbè. È stato quello lì, Mario Manca, un gran amico mio, micidiale, l'ho visto, mi ha fatto piacere di vederlo, perché lui mi diceva che io ero come una capra loca, no? Una capra pazza che andavo, volevo fare di tutto, per non cercavo di fare nulla, capito? Cercavo di andare tutti i balloni e poi calciare in porta non ce la facevo, e per quello mi ha chiesto così, che ero io Sapivinca. Però guarda, anche io non facevo gol, tutti gli attaccanti che hanno giocato con me, puoi vederlo, tutti gli attaccanti che hanno giocato con me li ho venduti a tutti, a tutti, non mi è rimasto un giocatore che non lo sono venduto, vabbè, solo a Deli Valdés, perché era già l'ultimo anno che lui lasciava il calcio, poi a tutti li ho venduti, quello che hanno giocato a fianco a me gli ho fatto fare parecchi soldi. Vai Rob. Niente, invece sempre Violetta, quella che ha fatto la domanda di prima, ti chiede: qual è stato il tuo rapporto con Gigi Riva? Alla grande, per me è stato un grandissimo giocatore, l'ho visto, sono stato insieme a lui, prima che sono arrivato sono stato con lui, poi che ho imparato bene quello che ha fatto lui lì in Sardegna, per quello lui è il più grande di tutto, perché ha voluto fare quello che voleva e quello è che mi ha fatto piacere, che lui c'aveva il suo carattere, io di qua non me ne vado e non se n'è andato, per quello è stato rimasto un uomo veramente. Ho trovato una foto. Ah, eccola. Mia. Alla Pavel Nedved, però un po' più. Sì. Sai di chi ho copiato quello lì? Chi? Ricordati di Ibrahim Ba, che giocava sì. A Milan? Sì. È stato lui il primo. Io me lo sono ricordato. È vero. Adesso che me lo dice, è vero, è stato il primo. E infatti, io l'ho visto e ho detto, cavolo, un negro che fa queste cose, e poi me lo sono fatto io. Ma meglio muro o meglio biondo? Ma lui con la nazionale, mio. Invece. Ah, ecco. Lì già era più grande, già, ormai, quello nel mondiale. Chi è? Tua figlia? Mia bambina. Sì. Ciao, dile ciao. 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 Adesso Robby ti ha visto e ti va a fare il disegno. Sì, ormai funziona. Bene, deja lei. Vedi, sta cercando il gattino. Cosa vuole il gattino? Sì. Dimmi, non ti ho sentito. No, niente, no, è che poi una bambina mi ha fatto la caricatura, no? Mi ha fatto il ritratto, una bambina. E allora Antonio mi ha detto: adesso tua figlia mi ha visto, mi fa il disegno anche lei. Sì. Io, una domanda. Dimmi.
Io non ho avuto la fortuna di poterti vedere giocare perché quando giocavi purtroppo ero ancora piccolo. E oggi mi sono un po' informato per capire, diciamo, che tipo di giocatore eri, che persona eri, e ho letto di un tuo scherzo su un passaggio a Real Madrid quando eri al Cagliari, di un finto trasferimento a Real Madrid. Sì, è vero, è ti vero. Puoi raccontare questo aneddoto, che ho letto che tutti i giornalisti ci sono cascati in piedi. Vabbè, sì, ma il mister non voleva farmi giocare. Ha detto, vabbè, se non gioco me ne vado. Io ho ricevuto una inchiesta di Real Madrid che mi voleva, allora quindi io me ne vado, fate quello che volete. Era solo per pressionare l'allenatore e anche il presidente. Ah, quindi diciamo che la storia di Sergio Ramos che ci ha raccontato prima è uno scherzo, è una cosa così. No, lui non è scherzo. Come? No, no, no. Non è uno scherzo, Robby. Non è uno scherzo. La chiesa. Sì. E tu pensa, se andavi in Real Madrid, c'era già Roberto Carlos che aveva fatto i capelli biondi come i tuoi in quel periodo. Ma no, lui l'ha fatto dopo. Lui l'ha fatto dopo, però. Sì, dopo. Quindi... Vabbè. Sì, avreste fatto proprio la coppia di ossigenati, di biondi. No, infatti. Sì, così. Beh, posso farti adesso una domanda, visto che hai parlato di Sergio Ramos, e io ho Sergio Ramos ormai che mi sta bombardando la testa, da quando l'hai detto. La domanda adesso che ti chiedo è, secondo te, chi è che va a allenare la Juve? Non lo so, non lo so veramente, però magari fosse Guardiola, eh. Mamma mia, sono due bombe sulla cazzo. Cioè, Ramos Guardiola con Ronaldo. Squadra, io mi tuffo nel video di fronte, proprio così, proprio. Wow. E che dovrebbe essere proprio la grande, guarda, perché lui è andato in Germania, il Bayern gioca di una maniera diversa, gioca proprio alla grande, si vede giocare, è stato sempre lì, è andato in Inghilterra, ha fatto proprio alla grande. Allora bisogna andare a fare un viaggio in Italia, sarebbe bellissimo, e far imparare un calcio che magari voi avete un discorso totalmente diverso, magari li fa anche proprio anche bene, no? Per diventare il calcio ancora più affascinante, mi sembra a me. Sì, beh, certo, anche perché stavamo parlando anche noi in privata sede l'altro giorno, dicevamo appunto questo, che se devi via comunque Allegri, che era per un calcio molto cinico, lo devi fare per mettere uno comunque che faccia giocare la squadra in un'altra maniera. Infatti. Sarri, Guardiola, allenatori che ti diano un gioco diverso, almeno se devi cambiare, cambi in maniera diversa totalmente. E infatti, per quello mi sembra a me che, perché tu sai che il calcio italiano ci sono partite 1-2-0, non ti sono sempre di più. Allora magari in calcio imparano un calcio diverso, e con la forza che hanno gli italiani magari ancora fanno ancora meglio, e poi vedrete cosa potevano fare, no? Sì, certo. Diciamo che unire più scuole calcistiche fa bene. Fa bene, sì, guarda, io sempre dico le stesse cose, il giapponese hanno imparato anche gente di Qatar, Dubai, che non capisco proprio in tuo di calcio com'è, prima, e tu vedi, hanno portato allenatore all'under giovanile e hanno fatto giocatore Giappone, Cina, tutto quello. È un giocatore proprio alla grande, tu lo vedevi mai giocatore così di questo genere? Oggi vedi in tutte le parti, li vedono giocatori proprio grandi e bravi, Sì. Tu quindi preferisci, diciamo, le partite spettacolo che finiscono magari 5-3 che le partite che finiscono 1-0?
Sì, fa schifo, dai, sempre vai a vedere una partita 90 minuti e fanno un gol magari al 90esimo, che cazzo! No, Dario, qua però ti devo contraddire, perché io ancora il derby vinto 1-0 con gol di Pirlo, ce l'ho ancora, ogni tanto mi sveglio, ah! Grido no, quello a 2-1, Roberto. 2-1, sì, 2-1. Vabbè, però i derby sono diversi, è così. È così, i derby sono sempre diversi, saranno sempre diversi, non saranno partite da moltissimi gol. Sarà una cada 200 anni, però non è così, sempre sono diversi il derby. Sì. Ma le altre partite bisogna fare ancora di più, per far uscire il difensore da dietro e portarlo su, andare avanti e fare gol. No? Sì, perché sì. Tu guardi quanto gol ha fatto, che è stato Bonucci o Chiellini, quanto gol hanno fatto in campionato? Cioè, pochissimi quest'anno. Pochi. Chiellini forse che... nessuno. Chiellini. Che allora? No, ha segnato a Firenze. Chiellini a Firenze. Vabbè, se non è un calcio d'angolo, è una punizione così, non fanno un gol. Magari ci sono altre cose per fare, no? Cosa che Sergio Ramos fa bene, tra l'altro. Per quello lo vogliamo portare lì. Io ho una pressione psicologica su Dario per far scoprire sì. Ascolta, io volevo chiederti di un allenatore che credo non hai avuto la sfortuna di non averlo, Oscar Tabárez. No, non capisci il tuo. No, non capisci il tuo, perché non ha vinto niente, non ha vinto niente in Uruguay. Non ha vinto niente, ha vinto una Coppa America e poi non ha vinto più niente. Già da quanto è in Uruguay? Da un bel po'. Del 2006. 2000... figurati, che ha vinto una Coppa America, vero? Sì. E poi? E poi? Ha vinto... Niente. La Coppa Parmalat ha vinto che non esiste, dai, tu è vero, perché così tu vinci un campionato. Valverde ha vinto il campionato qui, gli ha fatto schifo in Champion e vattene, te ne devi andare subito, non devi aspettare che ti buttano fuori, te ne devi andare con il giocatore che c'ha e non vince niente e vattene. E lui è ancora rimasto là, è in sedia a rotella, magari è sul tavolo e sta guidando la nazionale che devo vincere, non è così che si fa, dai. Quello che mi dispiace proprio l'Uruguay, perché i giocatori che ci avevamo, io non lo so fra quanti tempi ci avremo o un Cavani o un Suarez così, proprio alla grande tutti gli anni stando lì sopra. Una coppia così. Coppa America 2011 ha vinto. E poi niente, figurati quanti anni devi passare allora, ha fatto deve vincere questa, meno male. Sì, per gli altri due con le palle qua sopra, dai tu. Sì, no, così non si devi fare, così non si devi consigli fare, di lasciare. Io se l'ho detto, l'altro giorno ho detto a un giornale, deve andare via lui da solo, non lo devono buttare via, perché lui non voleva andare mai, lo devono buttare via, guadagna di più e non vince niente. Allora com'è queste cose? Comunque. E quindi? Sì? Vai. Bisogna andare via, vattene Tabare! Hashtag vattene Tabare! Ascolta, invece l'allenatore uruguaiano più bravo secondo te? Ma adesso non lo so, perché già uruguaiani che sono arrivati così, no, non ci sono troppi. Magari c'è Guillermo Almada che è andato adesso al Santo Laguna. C'è anche l'allenatore questo della Su-20, mi piace, sono stato con lui nell'Under 20 anni, hace molti anni, e lui ha la capacità per essere un allenatore bravo. Magari vince questo campionato e continuiamo con lui. E tu allenatore non lo faresti? No, devo stare dentro lo spogliatoio tutti i giorni, fine settimana, dentro un albergo, no, mi fermo a guardarlo da fuori, ti ho dato di più. Roby, c'è una domanda da chat.
Sì, Gian Ludovico Marghirotti chiede: con quale compagno dei tempi del Cagliari ti senti ancora e quale era quello con cui andavi più d'accordo? Credo che abbia risposto prima, però se vuoi ripeterlo. Vabbè, io mi sono trovato sempre con tutti, ma vabbè, il gran rapporto con un amico fino adesso è sempre stato Marco Astana, però poi sono sempre stato vicino a Muzzi, Lulù, e c'erano tutti i giocatori che eravamo insieme, proprio bravi, perché noi eravamo sempre insieme tutti, Puceddu, quindi noi facevamo il pranzo a qualsiasi posto, sono andato a Bugerru a vedere a Puceddu, sembra, quindi sono stato in tantissimo con tanti amici da pranzo a cena, che a me sempre ha fatto piacere, no? Dico sempre che è stato Marco Sanna perché lo voglio bene a quel coglione lì, e poi e poi niente, gli altri sono anche amici. Quindi comunque eravate uno spogliatoio compatto, unito. Sì, eravamo, sì, sempre siamo stati uniti, anche siamo saliti in Serie B, però eravamo sempre uniti, e quello che veniva lì li facevamo vedere che quello spogliatoio era per tutti, e che tutti dovevano comandare, e tutti dovevano fare l'allenatore, tutti dovevano fare tutto per tifare e portare su al Cagliari, che era lo più importante di tutti. Lì, quello nelle mie squadre sempre devono essere così. Nessuno era migliore dell'altro. Anche sì. Nelle altre squadre hai trovato questo... Anche nelle mie squadre sono sempre state così. Io non ero capitano in nessuna squadra, però io sì, ho cercato di essere semplici e che tutti andavano avanti. Quello che non voleva, quello che volevano la maggioria dei giocatori, lo facevamo fuori, perché vuol dire che non capisci un cavolo di calcio. Quello che c'era anche prima, che parlavamo sullo spogliatoio, usciva fuori. Allora c'era qualche coglione che non era giocatore, gli piacerebbe più parlare fuori dello spogliatoio non adentro, quindi quello mi fa proprio schifo, perché mi sembra che no, quelle cose si devono lasciare sullo spogliatoio, non fuori. Esatto. Diciamo che in Serie A in Spagna ci sono casi come l'Inter e il Real Madrid. Eh sì, vabbè, e sempre deve essere così. Non deve uscire nulla, non deve uscire nulla. Ecco, se al Real Madrid esce qualcosa, chiedi a Ramos di venire alla Juve, che non uscire. Sì, che si porta Marcello e via. Ma sì, va bene, più vuole, guarda. Ma lo vedi ancora comunque Ramos? Sì, adesso devo andare, che si sposta il 15. Il 15, ah. Dove va? A Torino? No, io vado a Siviglia, che si sposa, devi dare il sì e poi andiamo. Se qualche giornalista è all'ascolto, domani titoloni. Sì. Vabbè, io ti dico una cosa, guarda, tu senti bene. Quando è andato via Ronaldo, quell'ingaggio che dovevano pagare era una certa di 1.000 milioni di euro, no? Per portarselo via. Non era così? Sì. E poi quanto ho pagato? 100. Sì. Allora... non si sa mai. Puoi anche andare libero. Non so. Tutto possibile. Allora, se viene la voce alla Juve, prendo la tua risata di stasera, la metto nella suoneria del cellulare. Bravo. No, facciamo così: se Sergio Ramos viene alla Juve, ci porti in live il giorno dopo. Sergio Ramos, va bene. No, io quando vado in Sardegna, che gioca alla Juventus Cagliari, ti porto la maglia da lui per voi. Oh mio Dio. Io in questo momento necessito di un bypass. Comunque c'è Simone Rubi che vorrebbe fare una domanda, credo. Dai Simo. Allora, intanto vorrei salutare Dario, non ricordo come si dice,
Vorrei farle una domanda in base alla carriera, nel senso che per ultimo abbiamo sentito le dichiarazioni di Bale, il quale ha detto al giornale che è difficile fare il calciatore, nel senso che a volte ci sono degli obblighi e non sei liberi di vivere come fa una semplice persona. Te come hai vissuto i tempi di Cagliari, i tempi dell'Espanyol o comunque i tempi dell'Uruguay nella tua carriera? Non ti ho sentito bene l'ultima parte. Tu come hai vissuto la tua carriera, diciamo, pesantemente oppure l'hai vissuta con passione? Vabbè, io il calcio l'ho fatto perché mi piaceva divertirmi. Io lo faccio per diversione, perché anche era un lavoro, però l'ho fatto con diversione. Se io non mi divertivo, vuol dire che io non era un poliziotto che lo devono dire tutto e farlo così, no? Io cercavo di vivere la mia vita e cercare di era giovane, di uscire a tutte le parti, fare andare in discoteca, tutto quanto si può fare, ma si devi fare con una certezza di che poi deve rendere ancora di più. Quello è lo più importante di tutto, perché anche sappiamo che oggi il cellulare è diverso, in quel momento non erano cellulari. Io mi sono comprato una computadora, un computer nel 96, nell'anno 96 mi sono comprato un computer, non so perché neanche i miei amici ci avevano proprio in quel momento, che era ICQ, mi sembra che era, che potevamo chattare, quindi non era bisogno da fare nulla, ho comprato una cosa che non mi ha servito più di nulla. E in questo calcio ti ci vedresti con tutte queste pressioni, questi soldi che girano? Vabbè, i soldi erano lo stesso, quindi i giocatori sono ancora lo stesso, e il soldi erano lo stesso, magari ancora sono un po' di più, perché vabbè, sempre sarà così, avranno giocatori che valgono fra 10 e 15 anni, valgono 500-800 milioni di euro, perché è così, perché oggi la tecnologia, tutto quello che ti fa guadagnare, anche le reti sociali, tutto quanto, sono i miliardi, e non è facile. Sì. Bene. Mi sta chiamando Sergio, mi sta dicendo che sta ascoltando la radio. Veramente, Sergio, viene la Juve, viene la Juve, Sergio. Ti apro io la continassa. Vado a prendere il piede di porco. Comunque, tu, Dario, non sai che cosa hai combinato. Cioè, noi già tifosi della Juventus, diciamo, ultimamente Guardiola. Adesso ci hai messo in testa un altro tormentone. Sergio Ramos. Cioè, che cavolo, ci sta già troppe. Però allora, diciamo che Roberto è un grande estimatore di Sarri, no? Però quello che credo io è che se Sergio Ramos dovesse venire alla Juventus lo farebbe soltanto perché sta un Guardiola in panchina, sinceramente, o sbaglio? Perché c'è Ronaldo, non gliene frega, e perché Dario gli rompe le balle per venire alla Juve. Ah, ecco, allora dai. Sì, io voglio che vada lì. Bravo Dario. Sento il messaggio. Non ti vedo, no? Ma che cos'è? Sergio viene alla Juve, ho scritto. Più lontano, ecco. No, più lontano, perché è più... Ah, eccolo. Bravo. sì, magari forse, speriamo bene. Mentre, diciamo, se dovesse venire anche Sergio Ramos, no, visto che tu hai detto che continui a seguire il calcio, secondo te l'Inter nei prossimi anni potrà contrastare il dominio bianconero oppure no? O diciamo che la Juventus è ancora troppo più forte? Vabbè, sarà diverso, perché poi adesso quando arriva Cavani sarà diverso, se arriva Cavani all'Inter. Cavani all'Inter, un altro. Qui siamo. Ma questa chi te l'ha detta? Ah, boh, io sono molto amico di loro. Vabbè, allora è già fatto il mercato. Però ascoltami, Dario, scusami. Cioè, dimmi. Cavani all'Inter, cosa che secondo me tra l'altro è anche probabile, perché il PSG, come sappiamo, ha anche bisogno di vendere per il fair play. Sì. Ecco, la mia domanda è: vuol dire che Icardi viene alla Juve? Non lo so, Icardi non lo so veramente. Icardi. Dove va? Ecco, comunque va via, perché se arriva, sì, Cavani, sì. Via va sicuro.
di quello di sicuro. Faranno una squadra per vincere, magari, però sarà diverso. Inter Juve sarà un bel derby. Guarda, se azzecchi Cavani all'Inter, Ramos alla Juve, qui in Italia, qui in Italia ti prendono subito. Yeah. Quindi diciamo che hai un bel rapporto anche insieme a Cavani. Sì, io sono molto amico di loro, anche del suo fratello, ho giocato con lui il fratello. Io mi piace, sempre mi è piaciuto vederlo giocare. Io sono andato un fine settimana, sono andato alla casa del padre, con il padre di Cavani, sono stato di caccia, di pesca, quindi conosco un po' le cose. Ok. Simo, stavi dicendo qualcosa? Sì, magari lo posso insomma come inviato all'Hotel Meliá di Milano l'ultimo giorno di mercato, ci può dare tutte le indiscrezioni. No, perché anch'io l'ho voluto anche portare, io ho voluto portarlo anche a Madrid, però non ci siano riuscito. Vabbè, se no viene qua, che vada in un'altra parte, io mi sembra che deve andare lì. Sì. Per quello che ho parlato con gente, amici. Sparaci altre novità di mercato allora. La prossima settimana così continuano a guardare gli altri agenti, no? Che lì non possiamo fare il taglio di mercato. È tutto oggi. Il trucco. Martedì prossimo. Bravo. Ci raccontiamo cose nuove. Adesso, visto che tra poco ci sarà questo evento. Ci sono i mondiali femminili, tu il calcio femminile lo segui? Sì, a me mi piace, noi anche sì. Guarda che noi ci avevamo giocatori bravi, anche a Malaga ci avevamo due giocatori bravi che giocano ai palloni, grande, giocano bene, sì. Lì il calcio è il deporte più amato che abbiamo noi è il calcio, poi gli altri no, proprio non ce la facciamo proprio. Vabbè, è bello così, eh. Sì. Noi seguiamo molto il calcio femminile. Sì, sono bravi, a me mi piace. Guarda che ci sono ragazze che giocano ancora meglio dei giocatori che giocano in prima squadra. Sì, guardi i palloni come toccano, come vanno, tu dici cazzo. Io penso che ci sono le donne che possono anche giocare una partita con gli uomini, Lo sappiamo. Io e Mondo facciamo tante anche live sul calcio femminile e lo sappiamo. Sì, a me piace vederle molto. Veramente bello, spettacolare, ci mettono l'anima, veramente bello. Giocano anche bene, cavolo. C'hanno più tecnica che qualsiasi giocatore in prima classifica, Casino. Sono bravi. Mi fa piacere che il calcio. Devono ancora pagare di più, però, Sì. Pensa che qui in Italia non sono neanche professionista. Sì, purtroppo, ma in tutte le parti ci sono. Guarda, qui in Spagna hanno giocato la finale da Coppa della Champions League. Ha giocato il Lyon contro il Barcellona. E ci sono ragazzi bravi. Sì. Ha preso una bella ammazzata al Barcellona, tra l'altro. Tra l'altro, sì, vabbè. Tutti, prima squadra, giovanile, femminile. Sì, no, ma il Barcellona quest'anno ha battuto il record perché aveva 7-8 squadre nelle finali europee, semifinali europee, non ha vinto niente. Non ha vinto nulla. Anche col Barça. Anche la Youth League, sì. La Youth League ha perso la finale col Chelsea. Col Porto. Sì, figurati, fanno un casino. Non è sempre i soldi. Esatto. Sì. Vai, Robby, c'è un'altra domanda dalla chat. Aspetta un attimo che mi ero perso un attimo la chat. Vabbè, adesso ormai è qua, adesso siamo proprio al calciomercato. Paramila Juventus chiede se Guardiola viene alla Juve. Ormai siamo al mercato. Se la sta ridendo, però ridi. Vediamo. Domani vediamo cosa ci sono di nuovo. Domani, no. Allora, Francesco Musina chiede:
della città di Cagliari e dei cagliaritani in generale, cosa ti ha più colpito o conquistato? Il poeta. Il poeta. Oh, passavi sulle macchine, vedeva le donne lì belle proprio, tardi e alla grande. È tutto Sardegna, mi dispiace dirlo, però tutta la Sardegna è bello, mi dispiace di non dire una cosa sola, tutto è bello, per quello mi piace di più sempre la Sardegna. Sì, sì, bello. Sono andato a Muravera, l'arancia che di Muravera che mi mandava Lulù, che mi portava le scatole di l'arancia di Muravera. Lulù Oliveira, vero? È vero, sì. Mamma mia, che giocatore anche lui. Sì, sì, l'ho venduto anche a lui. Ecco. L'ho venduto alla Fiorentina. Invece, Violetta ti chiede quale pensi sia il tuo erede nel calcio italiano, un giocatore magari con le tue caratteristiche. Bello. Ma dopo di Cristiano non lo so veramente, però. Però no, boh, non lo so, adesso no, vabbè. A me mi piace già vederlo a Quagliarella, gli anni che c'ha, è ancora diventato un bombe. Per me lui è stato un grande, sarà sendo un grande perché l'età che c'ha, l'età non vuol dire nulla, l'età vuol dire la voglia, che è lo più importante, certo. Lui ha voluto, l'ha cercato, l'ha fatto, per me è stata la grande. In Spagna invece? Vabbè, qui ci sono giocatori proprio grandi, mi piace quello del Valencia, per essere un grande sarà, adesso non me lo ricordo come si chiama il nome, che ha fatto il secondo gol? No, l'altro, no, Soler non ha fatto il primo gol, è stato l'altro che gioca la nazionale spagnola. No, l'altro. Rodrigo Moreno. Quello bravo. Quello è un attaccante, sarà un micidiale, vedrai che in par 2-3 anni lui sarà proprio alla grande. Altra domanda, qual è stato il tuo allenatore preferito in Italia? Trapattoni. Da tutti, però, da tutti. Tutti, non c'è un altro come un Trapattoni. Gli altri non capivano proprio non dire nulla. Gatto se non ce l'hai nel sacco. gli altri non capivano proprio nulla, non mi hanno fatto imparare nulla. Ma cosa gli ha dato? Che contraddistingueva il trap, così che perché lo ami così particolarmente? Perché lui era tanto su di me, era sopra su di me, continuo tutti i giorni, fai questo, fallo. Io litigavo molto, però lo dovevo fare, lo facevo come voleva lui e quello mi ha fatto piacere perché mi ha fatto imparare lo che lui voleva da me, che sicuramente poi mi farebbe anche piacere come l'ho fatto qui, no? Il suo calcio me l'ha lasciato lui. E comunque non stiamo parlando di uno qualsiasi, cioè Trapattoni ha vinto tutto, quindi sì, per quello è un grande, sì. Assolutamente. Ma in generale Trapattoni o proprio a Cagliari? No, a Cagliari perché mi ha fatto male, sempre è stato lui, però magari qui a Cagliari è stato lui, perché io ero appena arrivato con 23 anni e pensavo che ero il più grande di tutto e lui mi ha fatto imparare che questo era lontano, che doveva ancora imparare. Ho cercato di fare tutto quello che lui voleva e per quello sono stato un bravo alunno. E lui lo sente ancora? No, a lui già no. A lui no. Quindi nessuna prossima panchina per Trapattoni? Speriamo, speriamo, una nazionale. Beh, Lippi ha ripreso la Cina, quindi non mai dire mai, eh? Sì, vabbè, lui l'ultima volta che l'ho visto, che era per Irlanda, una cosa del genere, là, no? Sì, l'Irlanda. Di là. E poi è sparito, non lo so dove. Sì, poi ha smesso. Adesso comunque ha 80 anni. Già c'ha gli anni, già lui. Già. Sì. Veramente.
magari Tavares faccia lo stesso, là c'è gli altri piccoli che vengono da dietro. Ci scrive Marco Principe che puoi trovarlo sui social Trapattoni. Come? Che puoi trovare sui social Trapattoni. Trapattoni ha aperto Facebook, Instagram, ce lo trovi sui social. Ma lui mi sembra di no. No, no, lui veramente. Sì, sì, lui. Sì, c'ha Instagram. Sì. Poi adesso lo guardo, adesso lo metto per vedere se è così. Vabbè, poi vogliamo la niente, vabbè, non c'è niente da fare, c'è sul letto lì tranquillo. Hai smesso con i soldi in tasca, diciamo che ha fatto veramente la storia del calcio italiano e mondiale, eh? Cioè, ha vinto tutto e ha vinto ovunque, cioè, questo ovunque. Ha vinto in tante squadre ovunque, sì sì, veramente. E mi segnalano anche Carlo Mazzone. Sì, sì, Carletto, sì, vabbè, mi ha fatto imparare, ma non troppo come l'ha fatto Trapattoni. Quindi Trapattoni, ok. Ok. Simo. Ah. Simo. Hola. Domanda? Che fai con il cellulare? No, no, no. Allora, ora di vedere. Avete delle domande? No. Dario, l'allenatore che preferisci in assoluto, quelli attuali. Allora, non ti ho sentito. Quello che preferisco? L'allenatore che preferisci attualmente, di quelli, diciamo, che sono in attività in questo momento. E l'allenatore adesso che è adesso al Cagliari? Maran. È il mister. Sì. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Quindi, e mentre tra i calciatori del Cagliari di oggi, qualcuno che ti piace particolarmente? Vabbè, io sono stato lì, vabbè, i nomi non mi ricordi molto, però vabbè, ci sono giocatori bravi, vabbè, Barella non lo posso dire perché comunque lo sa tutto il mondo, quindi quello è diverso. No, però ci sono giocatori e Barella bravi. Se ne andrà soprattutto? Deve andartene sicuramente, perché poi prende più soldi il Cagliari, puoi comprare il giocatore così come ha fatto sempre con noi, compra giovane, li fa bene, li vende, è come devi fare una squadra, e così devi farlo. Mi arriva una bella domanda qua. Quando lasciasti il Cagliari, era per colpa di Ventura? Sì. Sì. Totalmente. Benissimo, proprio. Cioè, perché? Io, vabbè, perché lui ha fatto cose che a me non mi piacevano. Io ho fatto gli 3 anni di contratto che c'avevo a Cagliari, ho fatto altri 4 anni ancora di più, ho fatto in Cagliari, però sono andato con Celino, le ho strappato il contratto, l'ho detto di no, che io me ne andavo via perché lo voleva a Ventura o me, doveva decidere da lui. Noi due non eravamo d'accordo e quindi me ne sono andato. Ma è successo qualcosa in particolare tra voi sì, due? Sì, ma preferisco adesso come stanno le cose, preferisco non parlare di troppo, okay. Perché mi fa bene il Cagliari, voglio il Cagliari stia bene. Guarda le cose che succedono qui in Spagna, che è uscito ieri, anche oggi, quindi è meglio stare lontano da tutto. Ok, guarda, qui comunque è come se parli male di Ventura, qui avrei un consenso per l'Italia, per quello che ha fatto con l'Italia. A me mi ha fatto piacere queste cose, che è stato lui l'allenatore e lasciare fuori l'Italia, però mi ha dispiaciuto che l'Italia sia rimasto fuori, perché mi piace vedere il mondiale o tutto dove giocano le squadre grandi, non voglio vedere il Congo o non voglio vedere squadre che non giocano mai calcio essere lì, quindi preferisco che essere una squadra grande per vedere un bel calcio. Beh, la logica c'è effettivamente. Ho sempre detto che io oggettivamente metterei delle wild card per le migliori, in modo che partecipino sempre. Non gli farei fare neanche le qualificazioni, Italia, Uruguay, Brasile, Francia, Germania.
Infatti, devono essere sempre. Sì. Altra domanda, Roby? Altra domanda. Quando venite a comere pizza? giusto, questo. No, altra domanda mi chiedono, Marco Principe, dei pregi ed eventuali difetti di Trapattoni e Mazzone. Vabbè, lui Trapattoni parlava molto con i giocatori, con tutti. Mazzone era più da gridare, dare una grinta ai giocatori, quindi magari Trapattoni non era così. Trapattoni ci parlava piano, ma faceva capire. Lui magari Mazzone doveva gridare per fare capire a qualunque giocatore. Quello è il coso diverso che ci sono. Quindi preferivi Trapattoni anche per questo? Sì, perché come ti ho fatto, lui mi ha fatto imparare il calcio e quello che mi è piaciuto di più. Allora vogliamo sapere quando lo contatterai su Instagram cosa vi direte. Ti dirà, ci teniamo. vediamo un po', vediamo. Devo trovare foto con lui, però. Trovatela voi lì, che voi poi me la mandate a me, quindi io la porto, o me la mandate su Instagram, sulle storie lì, perché io, sai, io le tecnologie poco, però voi che siete giovani, siete sempre con lì, le trovate sicuramente moltissimo. Io non ci trovo più quelle foto che levano lì a Cagliari, ho avuto poche, per quello su Instagram ho messo pochi proprio. Quello che siamo saliti su proprio no, non ho visto nessuna, non ce li ho proprio. Neanche quando sei andato al Cagliari proprio dalla società? Ma sì, no, non mi ricordo. Però Dario, se vuoi ho trovato una foto con Sergio Ramos, cioè, proprio... Beh sì, vedi. Guarda che domani la lanciamo le due bombe. Sì. Bisogna lasciarlo libero, però sì, beh, certo. Sì, no, doveva, perché sennò la Juve doveva pagare 1.000 milioni per portarti a Cristiano, non se lo ha portato per meno, quindi allora per lui magari anche così prima o poi. Mamma mia. Robby, c'è un'altra domanda. Ok, ma a livello tecnico il Trap, oh signor, è stato indicato come difensivista. Secondo te com'era la sua filosofia di calcio? Cioè è vero che Trapattoni era difensivista o era una leggenda? Ma mi sembra una leggenda, anche il calcio italiano è sempre così, non è solo lui, credo che sempre il calcio è così, perché ha sempre bisogno di lasciare la porta a zero, quindi per quello è sempre così. Per tutti il calcio italiano è così. Bene. Comunque adesso vi leggo le dichiarazioni di Florentino Perez. Ho incontrato Ramos e i suoi rappresentanti nel mio ufficio. Mi hanno chiesto di lasciarlo partire gratis perché i trasferimenti sono molto complicati nel calcio cinese. Ma se parte gratis è già della Juve. No, gratis non lo porteranno mai. Come fai ad andare via un giocatore così libero? Impossibile. Ma dici che può andare veramente in Cina? Io penso di no. Bravo, diglielo. Io penso di no. magari potresti anche andare negli Stati Uniti prima di andare in Cina, perché mi sembra che le potrebbero andare anche lo stesso lì. Però digli tu, quando lo senti, diglielo che a Torino ci sono sia gli hamburger che i ristoranti cinesi. Non ci sono problemi. Sì, lì stai lontano da me, quindi là non vado a vederlo, là in Cina non vado a vederlo. Bravo, diglielo. È meglio per tutti. È meglio per tutti. Per lui, vicino. Per te, per noi, per tutti. Non si vede il calcio cinese, non si vede il calcio cinese, cavolo. Come cavolo faccio a seguirlo? Su Instagram. Infatti. Ma tu che conosci Sergio Ramos, secondo te andrebbe nel campionato cinese o no? Sì, ma come è lui, non lo so.
Io come lui non lo so se veramente vorrei andare lì. Beh, diciamo che mi sembra un giocatore, adesso a parte le battute, mi sembra un giocatore che gli piace confrontarsi con i migliori, quindi andare nel campionato cinese, con tutto il rispetto, sarebbe un passo indietro, sì, importante. E infatti poi si dimenticano tutti lì, dopo di lì lui si deve dimenticare della nazionale, tutto quanto, guarda che per lasciare la nazionale non è facile. In Italia c'è stato il caso di Pirlo che ha lasciato la Juve per andare in America e agli europei non è andato. Bene, ci compriamo la casa lì a Pirlo a Torino. Mamma mia. Comunque domani Cavani all'Inter e Ramos alla Juve. E Icardi via. Icardi sicuro. Icardi via. Sì, via. Bene. Direi che possiamo anche chiudere, Robby. Va bene. Allora, grazie per tutti quelli che hanno seguito questa splendida live, ci siamo divertiti veramente tantissimo. Io saluto i miei compagni di avventura, quindi Simone. Ciao a tutti ragazzi, grazie Dario, ancora bellissima serata. Bella maglia, che numero c'ha? C'ha la 4 dietro, no? No, la 7. No, come la 4, ancora! Ma il 4 è di Casares, fino a prova. No, Casa della Lazio, ormai Casa ne puoi andare via già. Ciao a tutti e grazie a Dario. Ciao, stammi Adi. Bene. Ciao a tutti e grazie mille Dario per averci tenuto compagnia. Va bene, fino a martedì prossimo staremo parlando. E parleremo del fantacalcio. Allora saluto anche ovviamente il mondo calcistico, padrone di casa. Ciao a tutti, grazie Dario. E soprattutto adesso salutiamo l'ospite d'onore, il mitico Dario Silva, ci siamo divertiti veramente tantissimo, grazie di tutto Dario. E che la vita dovrete farla così, dovete divertirvi sempre, sempre dovete divertirvi, avere un sorriso sulla faccia che è lo più bello che c'è, vedere o una donna o un uomo sorridere vuol dire che è felice. Sì. Grande, bello insegnamento questo, veramente. È così. Grazie di tutto. Niente, la che non è contenta è mia moglie perché sta cenando sola lì e mi guarda. Allora ci facciamo andare a cenare. Ciao, Dario.